Oggi sono potuto andare vicino ai giocatori. Quanti minuti ho, Silvio? Senza limite. No, ma quando parlo del Monza parlerei tutta notte. Fra un po' mi fermo, quindi oggi sono potuto andare a premiare i calciatori con le medaglie d'oro che non abbiamo potuto dare in altro modo, grazie al fatto che mi fanno un tampone quasi come calciatore ogni 4 giorni, perché vado a trovare il presidente che sta in Francia in questo momento qui, e andiamo i 3, 4, 5 manager, diciamo, di punta del nostro gruppo, e tutti gli incontri che il tempo maggiore lo dedico a Monza, dicendomi chi abbiamo preso, che cosa abbiamo fatto, eccetera, eccetera. Una cosa terribile, lo so che ci sono i giornalisti, ma la verità è che il presidente ormai dà per scontato che siamo in Serie A, mi dice che tipo di Serie A dobbiamo fare l'anno in tour, come l'anno scorso mi parlava della Serie B. Quindi io sarò in grande difficoltà se non riuscirò ad andare in Serie A, perché per il presidente sta pensando a dove collocare la squadra nella Serie A, perché questo campionato qui non lo considero neanche più, è solo un fatto così di che per fare un figlio ci vogliono 9 mesi, il campionato dura 9 mesi e tra il tempo scorre e il figlio arriva. No, noi dobbiamo portare questa città ripetuta tante volte, ma le cose vanno ripetute. Noi siamo l'unica città che non è mai stata in Serie A, tutti. Persino il Legnano e la Pro Patria, il Mantova, il Como, il Lecco, il Varese, e, oltre che Brescia, a Bergamo, Milano, eccetera, eccetera. Noi siamo solo noi e l'Odi, forse che non. E, sì, sono, però insomma, andiamo a Livigno, anche Livigno, di Brescia, però. Noi siamo la terza città, siamo più grandi di Bergamo. Oggi ho pranzato col presidente dell'Atalanta, perché abbiamo preso un giocatore, ma non diciamo chi è, tanto non possono capire i giornalisti, perché non sto giocando in Atalanta, in questo momento loro ne hanno sempre preso, quindi non capiscono. E gli ho detto, voi siete il nostro modello, voi avete una città con le nostre dimensioni, avete una provincia un po' più grande di noi, ma non tanto più grande di noi, il PIL della provincia è poco superiore al nostro, quindi non è. Hanno fatto uno stadio bellissimo, io ti comunico in via quasi ufficiale che se quando andremo in Serie A miglioreremo e cambieremo assolutamente questo stadio, imitando Udine e Bergamo, che hanno salvato la tribuna principale, hanno fatto una 5 per vicinando il campo alla tribuna principale, una cosa di questo genere qui. C'è la volontà assoluta di Silvio Berlusconi di fare grandi cose con questa società. Lo faremo, ci arriveremo. Quindi, primo ringraziamento va, noi abbiamo uno sponsor che non ha nessuno in Serie A, perché i quadrini che mette Silvio Berlusconi sono più di qualunque sponsorizzazione in Serie A. Ma dobbiamo ringraziare anche gli altri sponsor che con generosità e con passione investono su di noi. Il sottoscritto con Filippo Antonelli ci ospita, è dovuto al fatto che per chi come noi è nato a Monza, quando sei in giro per il mondo e vai negli alberghi e leggono Adriano Galliani nato a Monza, tutti sanno che cos'è la città di Monza, e lo dobbiamo alla nostra gloria cittadina, all'autodromo. Io lo pronuncio così, credo che sia corretto autodromo, con l'accento sì, perché ci discuto, io lo pronuncio autodromo, va bene? Autodromo, perfetto. Perfetto. Quindi noi dobbiamo questo autodromo inaugurato nel 1922, ha reso celebre la nostra città nel mondo. Quindi noi siamo noi che ringraziamo, che siamo molto felici, che siamo orgogliosi di avere sul colletto il logo dell'autodromo di Monza. E quindi questo è il motivo per cui siamo qui. Perché non abbiamo fatto anticipazione delle maglie? La maglia di quest'anno del Monza, che io la voglio chiamare la maglia del grande sogno. Qual è il grande sogno? Ve lo racconterò tra un pochino, tanto è sempre colossale. In un momento in cui c'è un fortissimo calo degli investimenti pubblicitari, è normale, quando cala l'economia, cala la pubblicità,
quando cresce l'economia cresce la pubblicità, ma addirittura succede, io per tanto tempo ho lavorato in televisione eccetera, pensate che la pubblicità normalmente cala il doppio del PIL quando il PIL cade e aumenta del doppio quando il PIL sale, quindi è un momento in cui la pubblicità è quella che è, perché il PIL italiano diminuirà di almeno il 10%, no? C'è un qualcosa di straordinario, non faccio i nomi delle aziende, se no le faremo dopo, perché se no tolgo il pathos emotivo. Noi abbiamo uno sponsor tecnico, e questo lo si può dire, del calibro di Lotto, che devo dire che il mio amico Tomate è un mago, perché aveva due squadre in Italia, che sono Monza e Vicenza, vinto tutte e due. Quando vai alle corse ai cavalli, portami con te perché vinci le scommesse, perché due squadre, due promozioni è qualcosa di incredibile, che siamo noi e il Vicenza. Quindi, ma la maglia è fatta di altri sponsor, c'è uno sponsor ufficiale che fa bella mostra di sé sul petto, che è una nuova azienda, che non dico, c'è un altro sponsor sulla schiena, sotto i numeri, e abbiamo questo sponsor, poi c'è un terzo sponsor sui pantaloncini e abbiamo anche questo sponsor, poi ci sarebbe un altro spazio che noi avremmo trovato uno sponsor, ma per il momento sulla spalla destra, ma per il momento, siccome la gestione è affidata alla Lega di Serie B, se loro trovano non possiamo metterlo, se no avremmo messo. Pensate che 5 posizioni in un momento così difficile sono molto molto difficili da trovare. Sapevamo, cominciavamo la cavalcata di 24 mesi, che dovevo, ci dovrà e ci porterà in Serie A. Per i giornalisti una notizia è questa: ho fatto togliere dagli spogliatoi eccetera il vecchio sarà romantico. Quest'anno c'è la frase che ha detto Silvio Berlusconi l'anno scorso, prima della prima partita casalinga, ha detto ai ragazzi: ricordatevi, chi ci crede, e questo è il Monza, sono pieni ormai tutti gli spogliatoi, chi ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince. No, of course, I'm first of all, I'm happy to be here. And thank you to Monza, to Mr. Galeani for this opportunity. What made me make this decision, of course, is the project, a fantastic project that I'm very proud to now be a part of. And I believe in this, and I think we, Monza, have a great future. So, yeah, I'm very happy to be here. Innanzitutto sono molto felice di essere qua, ringrazio il dottor Galeani per questa opportunità, ringrazio tutti voi per l'accoglienza. Sì, è stata una decisione convinta, perché credo che qui al Monza si possa fare molto, c'è un grande progetto in cui sono felice di partecipare, di essere coinvolto in prima persona, possiamo fare molto, io ci credo, e quindi grazie. Yes, of course I have called some of my friends who played in Italy also, just to first of all hear how it is, the life in Italy, something to look out for. I also spoke to Simon about of course the project here, if he knew something, and everyone was very positive and told me to go for it. So I'm very happy with my choice of options. It's no secret. I've had a great season. I've had many great seasons in the last few years. So, but again, the project, the people we met here in Monza turned me around, and I've had a great few days here now, and all the people I've spoken to about Monza has been very positive. So. I'm very happy with my decision, and I'm sure I've made the right decision. Sì,
certo, non è un segreto che io abbia ricevuto diverse offerte, perché ho avuto un'ottima stagione e sto avendo da diversi anni delle stagioni molto positive. Però sono convinto di questa scelta perché le persone con cui ho parlato qui al Monza mi hanno dato la convinzione di fare la cosa giusta, e tutte le persone a cui ho parlato di Monza, di questo progetto, mi hanno dato riscontri positivi, per cui sono felice e contento di aver preso la decisione, che credo sia proprio quella giusta. Ma non sappiamo ancora neppure chi sono le retrocesse della Serie A, non sappiamo, questa sera sapremo chi è la quarta squadra della Serie B che sale, è difficile di fare delle valutazioni, ma io credo che noi dobbiamo fare, io quello che ho in mente io, che in Monza faccio una gara a cronometro, cioè parte per arrivare in fondo senza, voglio dire, gli avversari che troverà, noi non... Per rispetto abbiamo già fatto 5, 6, 7 acquisti importantissimi, non li comunichiamo perché stanno giocando in questo momento, e quindi è bene non disturbare giocatori che stanno ancora giocando nel nostro paese e in altri paesi europei. E quindi io davvero, senza presunzione ma senza falsi, così, senza nascondersi, noi partiamo con una squadra che ha le carte in regola per andare su, non per provare ad andare su, per andare su. Poi nello sport non c'è nulla di certo, però normalmente quando fai le squadre in un certo modo, insomma, io quando prendevo certi giocatori nel Milan non è che ero certo, ma quando hai un pallone d'oro, Van Basten, hai la forza di prendere una riserva, un pallone d'oro che si chiama Jean-Pierre Papin, a occhio e croce qualcosa vinci. Poi può succedere anche l'imprevisto, perché il calcio, lo sport non è una scienza esatta. Quindi il Monza parte con una squadra fortissimissima, il modello è quello del Milan, due giocatori fortissimi per ruolo. Ai calciatori del Monza sono state dette due cose il primo giorno: se arriviamo quarti abbiamo fallito la stagione, non chiedete rinnovi di contratto fino a quando non siamo in Serie A, non mandate procuratori a parlare, perché dovete solo pensare ad andare su. Noi abbiamo preso un portiere fortissimo che affiancherà la Manna, ho cominciato dal portiere e gli ho detto: noi prendiamo un altro portiere fortissimo, non perché non crediamo in te, ma se ti viene un raffreddore dobbiamo avere un altro portiere. Se ti va bene, se non ti va bene troviamo altre soluzioni. Poi sono partito dal terzino destro, perché abbiamo preso anche un fortissimo terzino destro, e allora il terzino destro gli ho detto: Giovanotto, se ti fa piacere star qui, accetti la concorrenza. Allora gli ho anche detto, con l'occhio del silenzio, chiedo: se non ti piace ce lo dici e troviamo delle soluzioni. Poi ho acchiappato i difensori centrali, perché prenderemo più difensore centrale, e gli ho detto la stessa cosa. Poi ho preso il terzino sinistro, perché prenderemo più terzino sinistro, gli ho detto che c'è la concorrenza. E per cui, cara signora Monica, credo di aver risposto alla sua domanda. Non sento la risposta. Sì, sì. Oh, it's been a while, of course. The COVID made it difficult also for the travel forth and back, so... And my season was still finishing in Poland, and I want to focus 100% on that before coming here. So but we've been in talks for some while now, and of course I also needed to get to know Monza and speak with people about the club here. So it's a normal process. Sì, da un po' di tempo che eravamo in contatto, poi ovviamente a causa del Covid i tempi si sono un po' rallentati, c'era la difficoltà di viaggiare, di incontrarsi, vedersi, e poi io volevo comunque concentrarmi sulla mia stagione in Polonia, che era ancora in corso, e volevo essere al 100% concentrato sul mio ruolo per la squadra in Polonia. Ma comunque è diverso tempo già che eravamo in contatto, poi ho potuto anche un po' informarmi sul Monza, sul progetto, ma alla fine siamo arrivati. Quale messaggio vuoi lanciare ai tifosi? Grazie. First of all, what is my nickname? I didn't hear. The Viking, il Viking. The Viking, ok. Innanzitutto qual è il soprannome? Il Viking.
Il vichingo. C'è una bella serie. Netflix. Netflix. Il vichingo. Bellissimo. Yeah. Sorry, I forgot the question. yes. No, of course. I hope everyone is excited because I think the future is very exciting for Monza, and I hope all the fans are looking forward to it because we the players are and we are ready. Sono contenta che ci sia questo grande entusiasmo e spero che i tifosi confermino sempre questo entusiasmo, perché c'è motivo di essere così così entusiasta, anche perché noi stessi, noi come giocatori, non vediamo l'ora di iniziare questa stagione e speriamo che loro ci seguano con lo stesso entusiasmo. Ancora Balotelli. Questa voce però non cessa mai di girare, quindi non ha un momento di sosta. Come mai e soprattutto qual è la situazione al momento? No, no. Allora, primo problema, voi sapete, è che ci costringerà a delle scelte dolorose, perché dovremmo far uscire dei calciatori del Monza che non meriterebbero di uscire, ma non c'è nulla da fare. In Serie B c'è questa regola, che io non capisco perché tutti questi lasci, lacciuoli che ci sono, che non puoi avere più di 18 over, cioè nati prima del 1 gennaio del 96. Quindi devi purtroppo lavorare di cosa? Se entra lui che ha più di 23 anni, deve per forza uscire un attaccante. Quindi Balotelli e Ibrahimovic sono assolutamente over, ma a parte questo problema qui, e voglio dire Mario, anche se è un ragazzo a cui voglio bene per dei motivi, Ibra io lo adoro, ci siamo visti anche la settimana scorsa, è un filino costoso. Anche per una proprietà importante come quella di Fines, è un filino costoso. Devo dire però che Ibra non è che mi manda al diavolo quando gli parlo, perché è carino, mi chiama capo, però ha questo difettuccio qua che è una bottega un po' troppo cara, ma praticamente per quasi tutte le squadre di A, anche non solo la nostra squadra. Quindi credo che non arriva, invece vi posso dire che nei nostri programmi, oltre a Christian, arriverà un altro grande attaccante, oltre a tanti altri ruoli. Quindi arriverà una seconda punta fortissima, abbiamo un'altra punta fortissima che è Dani Motta, che è appena stato riscattato, ha una cifra molto elevata dalla Juventus e così via. Quindi anche davanti avremo quattro attaccanti fortissimi, le mezze punte, le mezze ali, il playmaker. Allora, a parte qualche giocatore oltre i 20, però 23 giocatori formidabili, più 3-4 altri buoni giocatori, ma ogni ruolo avrà almeno due grandi giocatori per posizioni.